incroci di guerra. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York, Zelensky e Lavrov allo stesso tavolo. Biden annuncia nuovi aiuti militari a Kiev. Continuano gli arrivi a Lampedusa, la gestione dei migranti fa discutere maggioranza ed opposizione, ma anche governo e regioni. Mattarella e il presidente tedesco Steinmeier a Siracusa, le relazioni italo-tedesche eccellenti sono un'assicurazione contro nazionalismi e separatismi, dicono i due capi di Stato. Paghe basse e condizioni di lavoro sempre più difficili. Molti infermieri abbandonano la Lombardia per la Svizzera ed alcune province restano scoperte. Carlo e Camilla a Parigi, accoglienza reale per la visita di Stato dei sovrani britannici in occasione dei 400 anni della reggia di Versailles. Buonasera dal TG2000. In primo piano la guerra in Ucraina. Faccia a faccia all'ONU tra Zelensky e il ministro degli esteri russo Lavrov, nel giorno in cui Kiev sferra un attacco in Crimea. Massimiliano Cocchi. È cominciata con l'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, che ha contestato l'invito al presidente ucraino Zelensky al Consiglio di sicurezza, definendolo una violazione della procedura. La risposta del presidente di turno, il premier albanese Edi Rama, è stata secca. You stop the war and President Zelensky will not take the floor. Voi fermate la guerra e non diamo più la parola a Zelensky. Il clima è diventato dunque incandescente prima ancora che il presidente ucraino e il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, si ritrovassero faccia a faccia nella sala del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove il segretario generale Guterres ha detto che in Ucraina non c'è alternativa al dialogo, perché se la guerra dovesse continuare si rischierebbe una pericolosa escalation. Nel suo intervento Zelensky ha riconosciuto il ruolo dell'ONU, ammettendo però che potrebbe fare di più per la sicurezza e la pace nel mondo, ma servirebbe una profonda riforma. Sulla crisi ucraina, ha spiegato Zelensky, le Nazioni Unite sono rimaste in una situazione di stallo a causa del potere di veto esercitato dalla Russia proprio all'interno del Consiglio di sicurezza. La presenza della Russia in questo Consiglio è illegittima, ha detto Zelensky, ricordando poi che la formula di pace ucraina prevede l'integrità territoriale del paese. Qualsiasi trattativa va fatta secondo il diritto internazionale e quindi col completo ritiro delle truppe russe, compresi mercenari e paramilitari, dal territorio ucraino, secondo i confini riconosciuti internazionalmente, quindi anche dalla Crimea. L'Ucraina, concluso Zelensky, chiede a tutti i paesi del mondo di aiutarci a implementare la formula della pace. Ed ora in Nagorno-Karabakh, dove è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Baku e i separatisti, una tregua molto precaria e carica di tensione. Marco Burini. Cessate il fuoco, cioè vittoria per l'Azerbaigian. All'ora di pranzo è arrivato l'accordo che sospende le ostilità tra l'esercito di Baku e i guerriglieri separatisti del Nagorno-Karabakh, regione contesa da decenni da azeri e armeni. L'accordo, mediato dai russi, prevede il disarmo dei miliziani armeni e il ritiro di tutti i soldati di Yerevan. Comunque i bombardamenti iniziati ieri avevano già neutralizzato gran parte dei mezzi militari nemici, aveva detto il Ministero della Difesa azero. Attacchi costati almeno 27 morti e 200 feriti, non tutti soldati. Non abbiamo partecipato all'accordo, ne abbiamo preso atto, dice il governo di Yerevan. Nella capitale armena il clima è pesante. Quella che vedete alle mie spalle è la via che conduce a Piazza della Repubblica, che viene chiusa in questi minuti dalla polizia perché stanno affluendo decine e decine di manifestanti. Ci si attende in serata un corteo di protesta, solidarietà nei confronti della minoranza cristiana armena del Nagorno-Karabakh, ma protesta anche nei confronti del governo, accusato di non avere fatto abbastanza. Diffidenza è estesa, per la verità, anche alla comunità internazionale, alla Russia di Putin, che avrebbe dovuto garantire stabilità, pace e sicurezza. L'Azerbaigian dice di voler normalizzare i rapporti con l'Armenia e integrare definitivamente il Nagorno-Karabakh, ma anni di odio e violenza non si cancellano in un attimo e non risparmiano nessuno. Attaccato un veicolo della forza di interposizione russa, uccisi tutti quelli a bordo. Ed oggi all'udienza generale nuovo appello di Papa Francesco perché tacciano le armi in Ucraina e in Nagorno-Karabakh. Rita Salerno.
dalla martoriata Ucraina al Nagorno-Karabakh, nel Caucaso meridionale, dove la situazione umanitaria si aggrava di giorno in giorno. Sono tante le aree di conflitto nel cuore del Papa. Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale, affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche. Poi il pensiero del Pontefice va al Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, le cui condizioni di salute sono peggiorate. E anche voi vi esorto a un pensiero al Presidente Napolitano, che è in condizione grave di salute, che lui abbia conforto questo servitore della patria. Nella catechesi Francesco si sofferma su San Daniele Comboni, missionario, la cui intuizione sull'evangelizzazione nel continente africano si basava sul protagonismo dei soggetti della missione. Rinnovo dunque il mio appello, basta soffocare l'Africa, non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. E l'elemosiniere del Papa è tornato in Ucraina per una nuova missione umanitaria, per inaugurare una casa di accoglienza per donne e bambini. Il cardinale Konrad Krajewski si è detto profondamente addolorato dell'attacco a Leopoli contro una struttura Caritas che più volte ha ospitato il materiale inviato da Francesco per la popolazione provata dalla guerra. La Premier Meloni porterà il dossier migranti all'attenzione dell'Assemblea Generale dell'ONU sulla gestione degli arrivi, polemiche con l'opposizione ma anche con i governatori delle regioni. Augusto Cantelmi. Il tema dei migranti al Palazzo di Vetro alle 19, l'una di notte in Italia, il Presidente del Consiglio Meloni porterà all'attenzione dell'Aula dell'Assemblea Generale dell'ONU la questione dei flussi migratori, in particolare quelli nel Mediterraneo. Anche in Europa che si possa chiudere il problema in Italia, temo che stia sbagliando, perché punto primo io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi. Campo profughi d'Europa. Per Meloni, che ha deposto una corona di fiori alla statua di Cristoforo Colombo, il problema tuttavia non riguarda la redistribuzione dei migranti, bensì lo stop delle partenze. E in una serie di bilaterali Meloni ha incontrato, oltre al turco Erdogan, anche i presidenti di Guinea, Senegal e Kenya. Per il Partito Democratico invece resta fallimentare l'intera politica del governo in materia di migrazione. Giorgia Meloni ha detto che non vuole che l'Italia diventi l'hotspot d'Europa per i migranti. Dovrebbe dirlo ai suoi alleati in Europa che si oppongono alla redistribuzione dei migranti che arrivano. Intanto, dopo la decisione del governo di creare un centro di permanenza per i rifugiati in ogni regione, molti governatori sollevano critiche e perplessità, anche quelli del centrodestra come Zaia, mentre il presidente della Puglia Emiliano ha detto sì come Toti e Federica, un no secco da Emilia Romagna con Bonaccini e Toscana con Gianni. Ed intanto nuovi sbarchi a Lampedusa, nonostante i trasferimenti la pressione sull'isola resta alta. Barbara Masulli. Sono stati fatti sedere così sul muretto a secco uno a fianco all'altro. 40 giovani uomini provenienti da Sudan e Sud Sudan stravolti, dopo un viaggio durato chissà quanto. A Lampedusa sono approdati da soli, a bordo di qualche barchino, senza essere stati intercettati o soccorsi da nessuno. Per loro è arrivato un pulmino della Croce Rossa italiana che li ha trasferiti nel centro di accoglienza. Poco dopo le 16 al molo commerciale sono giunte altre 55 persone, portate in salvo dalla motovedetta CP291 della Guardia Costiera. In totale, dalla scorsa mezzanotte sull'isola siciliana sono approdati quasi 500 migranti. Tutti sono stati accompagnati nell'hotspot che continua a essere sovraffollato. Nonostante sempre oggi, in mattinata, siano stati disposti 511 trasferimenti. A visitare il centro poco fa, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, l'ex premier, ha incontrato pescatori e imprenditori locali a casa di una signora del posto, Teresa, che giovedì scorso aveva preparato cena e pranzo per un gruppo di ospiti dell'hotspot. Poi, davanti ai giornalisti, Conte non ha perso l'occasione per attaccare il governo. Un'isola al collasso. Ogni volta che c'è una pressione, ogni volta che c'è una situazione che rende inevitabile un passaggio del Presidente del Consiglio, diventa una passerella, un ennesimo bluff. L'abbiamo già visto. E dappertutto, questo vale anche per la Romagna, vale per Cutro, vale per Lampedusa da ultimo.
Però quali sono? Ogni volta è un nuovo decreto, un decreto che non contiene nessuna soluzione. In Libia, nella parte orientale devastata dalle inondazioni, sono iniziate le operazioni di bonifica del territorio, ancora in corso il recupero delle vittime. Lucia Ascione. Se Dio vuole, passeremo a setaccio tutta l'area, non lasceremo neanche un metro senza che sia stato controllato. Mohamed è il coordinatore della squadra giordana che da giorni lavora a Derna alla ricerca di morti da seppellire. Ahmed ha chiesto loro di recuperare l'anziana madre, le due sorelle, le loro famiglie, 14 persone, di cui ha perso le tracce all'indomani della catastrofe che si è abbattuta sul suo quartiere, ridotto in calcinacci. A breve sarà sempre più complicato muoversi nella città che è stata isolata e divisa in sezioni per contenere il più possibile il rischio di epidemie. Qualche decina di metri più avanti, Faisal e Faruz, giovani sposi, mettono in valigia le poche cose che possono portarsi appresso a decine di chilometri di distanza, ospiti di parenti. La nostra casa, dice Faruz, è rimasta in piedi, era nuova, ma non possiamo viverci da soli. Ci torneremo quando tutti gli altri inizieranno a ricostruire. Non smettono di sognare il loro futuro, Faisal e Faruz, ma le immagini della devastazione e i racconti dei soccorritori stanno lì a ricordare quanto irrealistica sia l'ipotesi di una rapida ricostruzione. Ogni giorno estraiamo corpi, un numero spaventoso che neanche potete immaginare. Mohamed Bashir, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, decine e decine di missioni alle spalle. Fa fatica a trattenere le lacrime. Sia regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco e abbia come obiettivo la crescita. Così il presidente Mattarella, incontrando a Siracusa il capo di Stato tedesco, eccellenti, concordano le relazioni bilaterali tra Italia e Germania. Alessio Orlandi. Una calorosa stretta di mano tra i due capi di Stato, Mattarella e Steinmeier, legati da anni da sincera amicizia e stima. Così è iniziata questa mattina al Castello Magnace di Siracusa la visita di due giorni in Sicilia del Presidente della Repubblica Tedesca. Tanti temi al centro del confronto tra le rispettive delegazioni: Unione Europea, immigrazione, Africa, transizione ecologica, rafforzamento dei rapporti con l'Occidente. E poi la guerra in Ucraina, con il rinnovo del sostegno economico, politico e militare di Italia e Germania a Kiev nell'ottica di una prospettiva di pace. Nel pomeriggio la cerimonia di consegna del premio dei presidenti, un riconoscimento volto a rafforzare i rapporti tra le amministrazioni locali dei due paesi. Oggi, mentre l'Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l'azione congiunta dei nostri comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli che andiamo davanti. La forte amicizia italo-tedesca rappresenta un'assicurazione contro nazionalismi e separatismi, le parole di Steinmeier. In serata i due presidenti assisteranno a uno spettacolo al Teatro Greco di Siracusa, mentre domani sorvoleranno le zone colpite dagli incendi degli ultimi mesi, poi la visita al centro di accoglienza Don Bosco 2000, da anni impegnato nell'integrazione dei migranti. In Europa il balzo delle auto elettriche traina il mercato, ma intanto vanno in crisi aziende legate alla produzione di macchine con motori a combustione come la Magneti Marelli. Giuseppe Caporaso. Cresce il mercato dell'automobile in Europa del 21% ad agosto, raggiungendo oltre 787.000 veicoli immatricolati. Sono i dati snocciolati dall'Associazione Europea dei Costruttori Auto. Incrementi soprattutto in Germania, Francia e Italia. Il mercato delle auto elettriche in Europa cresce e supera per la prima volta il 20%, scavalcando i modelli diesel. Media la quota di elettriche in Europa è del 14%, in Italia appunto siamo al 4%. E questa distanza sta aumentando. I motivi sono diversi, sicuramente c'è la variabile prezzo che riguarda tutti i paesi, ma che è influenzata dagli incentivi che da noi sono inferiori rispetto a quelli messi a disposizione in altri paesi. Poi c'è un problema culturale, probabilmente noi siamo da un punto di vista automobilistico un po' più conservatori. Sul fronte occupazionale, la Magneti Marelli, un pezzo importante della filiera del Motor Valley dell'Emilia-Romagna, ha deciso di chiudere la fabbrica di Crevalcore, in provincia di Bologna, dove lavorano 230 persone. I sindacati sono sul piede di guerra e chiedono con forza al fondo americano di rivedere questa improvvisa decisione di chiusura di uno stabilimento con un marchio storico e conosciuto in tutto il mondo. Parliamo di reddito di cittadinanza, proteste a Roma di ex percettori. A Milano scoperta un'altra truffa legata al sussidio. David Murgia.
Momenti di tensione questa mattina a Roma in piazza Santi Apostoli tra polizia e manifestanti arrivati dalla Campania, ex percettori del reddito di cittadinanza e membri dei COPAS giunti nella capitale per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Le tensioni sono iniziate prima con i giornalisti e poi con le forze dell'ordine. La polizia, in assetto antisommossa, ha effettuato cariche di alleggerimento rispingendo il tentativo di sfondamento. Vogliamo il lavoro e non vogliamo la cittadinanza, vogliamo la nostra dignità. Io ho 60 anni e sto qua per i miei figli. E proprio oggi si sono concluse le indagini su un giro di oltre 600 persone che a Milano percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza e riciclavano le somme da negozianti compiacenti. Gli indagati, soprattutto somali, versavano al commerciante l'intero credito della carta senza causa tramite posto con pagamenti di utenze intestate agli esercenti, nascondendo la provenienza del denaro. In cambio l'esercente consegnava loro le somme in contanti, trattenendo su ogni transazione una percentuale dal 10 al 15%. In Lombardia, infermieri in fuga dagli ospedali pubblici. Nelle cliniche svizzere lo stipendio è 3 volte più alto. Elena Seno. Pochi, mal pagati, con carriere non valorizzate e sottoposti a stress. È lo stato degli infermieri italiani, emerso ancora una volta nelle audizioni di ordine e sindacati di categoria ieri in Commissione Sanità in Lombardia. Preoccupa la vera e propria fuga all'estero di questi professionisti. Sono 6-7 mila gli infermieri lombardi che lavorano complessivamente fuori Italia. 4 mila sono nella vicina Svizzera, dove gli stipendi sono 3 volte tanto quelli italiani, insufficienti a coprire, ad esempio, il costo di una sistemazione a Milano, ma non è solo una questione economica. Sicuramente si parte da uno stipendio di base molto diverso, che è sicuramente un incentivo, ma anche la possibilità di avere una carriera. In Svizzera, ad esempio, la formazione è pagata ed è in orario di servizio e dopo la formazione c'è una progressione di carriera, cosa che in Italia al momento non riesce ad avvenire. Altro nodo, quello del ricambio generazionale. La Lombardia è la regione con il maggior numero di infermieri sopra i 58 anni. In Italia l'anno scorso l'età media era di 52 anni e 2 mesi, una professione che ha quindi sempre più bisogno di nuove leve, anche in vista dei pensionamenti previsti. Ci sono solo 4 università italiane nella top 100 delle migliori d'Europa. Spopola il Regno Unito con 7 atenei soltanto nei primi 10 posti. Marino Galdiero. È dura la classifica delle migliori università europee per gli atenei italiani. Il cerchio si stringe intorno alle prime 100 per trovare al 47esimo posto il Politecnico di Milano e poi al 65esimo la Sapienza e più in basso Bologna e Padova. A primeggiare, come sempre, ci sono le inglesi, Oxford prima, Cambridge, l'Imperial College. Tra le 20 posizioni principali ci sono i Politecnici svizzeri, 3 università tedesche, 2 olandesi e una francese. Una classifica, quella della QS Europe Rankings, che non convince gli studenti della Sapienza di Roma. Io penso che dipende dalla facoltà, sinceramente, perché io, facendo ingegneria, so che l'Italia, per esempio, è messa molto bene in Europa. E sapevo che era molto più alta di classifica, non ero aggiornata sulle ultime classifiche. Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, c'è un indicatore per il quale siamo primi in Europa, quello della produttività scientifica, pur spendendo molto meno nella ricerca di altri paesi come la Francia, per fare un esempio, anche se la quantità non coincide con la qualità. Valutando invece il riconoscimento da parte dei colleghi delle altre università, la Sapienza è 17esima e Bologna 18esima. In realtà io mi trovo molto bene con la Sapienza. La Sapienza è un'ottima università, io poi sono anche un pendolare, quindi anche la viabilità è ottima, comunque io riesco a spostarmi in poco tempo anche utilizzando i treni, quindi... Comunque è buona, i professori sono buoni. La cronaca in Campania, battipaglia, un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie sua coetanea. Shock a Napoli, un 15enne è stato accoltellato a scuola da un compagno di classe, Luigi Ferraiuolo. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a scuola a Napoli nel quartiere di Ponticelli. L'aggressione è avvenuta nell'istituto tecnico Marie Curie. La polizia ha già individuato l'autore, un coetaneo che ha confessato, dopo un primo diniego, la lite e il ferimento. Lo studente sanguinante inizialmente aveva riferito ai docenti di essere caduto. La preside Valeria Pirone ha chiesto l'immediato intervento del 118. Il ragazzo se l'è cavata con 2 punti. Quando lo studente ha denunciato la ferita, racconta la preside, ci ha detto che era caduto.
Alla presenza dei genitori invece ha spiegato che c'era stata una lite con un compagno di classe, di cui però ha nascosto il nome. Allora la preside è andata a parlare con la classe. Ho lasciato l'aula, dice la dirigente, chiedendo che il responsabile si autoaccusasse. Ed è avvenuto. Forse nella tragedia c'è una speranza. In Medio Oriente un palestinese ucciso in un'operazione militare israeliana in Cisgiordania. Ci aggiorna da Gerusalemme Alessandra Buzzetti. Il corteo funebre per le strade di Gerico. Avvolto nella bandiera palestinese c'è il feretro di Durga Makras, ucciso questa mattina con un colpo alla testa nel campo profughi della città durante un raid dell'esercito israeliano. Pietre contro proiettili, secondo i palestinesi, una risposta armata agli ordigni esplosivi lanciati contro i soldati, secondo l'esercito israeliano. È il sesto giovane palestinese ucciso in due giorni negli scontri a fuoco a Gerico Jenine sul confine con la striscia di Gaza. La bomba esplosa pochi giorni fa in un parco di Tel Aviv, pur senza provocare vittime, fa alzare l'allerta anche all'interno di Israele alla vigilia delle feste ebraiche. Ha scatenato più di una polemica l'invito della polizia israeliana ai civili con porto d'armi a girare con la pistola pronta. Una forma pericolosa di populismo, Netanyahu ha perso il controllo dei suoi ministri e l'accusa al governo del leader dell'opposizione Lapid, a poche ore dal primo faccia a faccia del premier israeliano con il presidente americano Biden. Rientriamo in Italia. A dispetto di quello che potremmo immaginare, sono i giovani meno impegnati a non sprecare cibo e sono soprattutto uomini. Raffaella Frullone. Cresce l'attenzione allo spreco alimentare a tavola. Complice l'inflazione, la spesa che costa sempre di più, gli italiani cercano di consumare tutto quello che acquistano. Il 97% dichiara di prestare attenzione, il 62% molta attenzione. A rilevarlo è lo studio Opinion Way Smart Way, secondo cui i meno virtuosi sono i ragazzi nella fascia compresa tra i 18 e i 24 anni. Forse sì, abbiamo meno consapevolezza di quanto consumiamo, però c'è più consapevolezza sul tema del, non so, recupero e riutilizzo. Secondo me i giovani, cioè per gli anni in cui siamo, sono i più portati a fare più attenzione a certe cose. Secondo me non è così vero, cioè partendo dalla mia esperienza si può capire. Tendo a mangiare tutto quel che ho, magari anche, non so, se avanzo la pasta a pranzo la rimangio a cena. Per cui magari faccio un passo indietro sull'alimentazione piuttosto che sprecare. Il 59% degli italiani butta almeno un tipo di prodotto ogni mese, principalmente la frutta, la verdura e i piatti avanzati. Cioè, le prime volte che uno fa la spesa, cioè, non mi regolo bene con le quantità, anche lì, cioè, se compro una confezione di pasta la mangio in un mese, magari ogni tanto qualcosa scade, così. Quindi... Anche io cerco di stare attento, ogni tanto capita, poi ogni tanto in mensa all'università, magari non finiamo tutto anche lì. Cerco di riutilizzare il più possibile quello che ho nel frigo e di andare a prendere giorno dopo giorno, sinceramente. Dunque magari vado più a spreco forse di carburante, sinceramente. Parliamo di inclusione. Pubblicato il report delle autorità garante sui minori stranieri non accompagnati con le raccomandazioni. Caterina Dall'Olio. I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono oltre 21.000. L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, ha incontrato negli scorsi mesi i ragazzi ospitati nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione gestite da alcuni comuni italiani. Dal ciclo di incontri ne è scaturito un report pubblicato oggi che riporta il punto di vista dei ragazzi e che formula una serie di raccomandazioni. Secondo il documento è indispensabile velocizzare le procedure amministrative per ottenere il permesso di soggiorno e rendere uniformi le prassi su tutto il territorio nazionale. I ragazzi oggi devono aspettare anche 6 mesi prima di avviare un percorso di inserimento e questo genera ansie, timori, frustrazioni, oltre che l'incomprensione dei meccanismi burocratici. Altro punto critico è quello del tutore. Spesso si tratta di figure che si occupano di un numero molto elevato di minori e quindi non possono costruire un reale punto di riferimento nel percorso di integrazione. E torniamo all'udienza generale. Il Papa ha ricordato oggi San Daniele Comboni, che nella seconda metà dell'Ottocento ha fondato l'ordine missionario che porta il suo nome, Federica Margaritora.
Apostolo per l'Africa e profeta della missione, come lo ha definito il Papa, San Daniele Comboni promosse la nascita nella seconda metà dell'Ottocento dei missionari comboniani e delle suore missionarie. La sua intuizione salvare l'Africa con l'Africa accompagna ancora oggi il suo istituto in ogni continente dove opera. Attualmente i missionari comboniani sono circa 2.000, presenti in 40 nazioni, oltre 1.700 le missionarie sparse in 30 paesi, tutti impegnati nella difesa dei diritti umani e nel sostegno di movimenti di rivendicazione dei senza terra e dei senza tetto. Un'attenzione particolare è rivolta ai giovani e alla loro formazione scolastica e professionale, con la realizzazione e la gestione di scuole nelle periferie delle città e nei villaggi sperduti delle aree rurali e della foresta. I comboniani si dedicano ovunque alla nascita e allo sviluppo di piccole comunità cristiane, ritenute lo strumento forse più efficace di evangelizzazione e nuovo modo di essere Chiesa. Re Carlo e la regina Camilla sono a Parigi 3 giorni per rilanciare l'amicizia tra i due paesi dopo le tensioni legate alla Brexit, alla pesca e al tema dei migranti. Alessandra Camarca. La Francia accoglie i reali d'Inghilterra, al via la visita che vedrà Carlo III e la regina consorte Camilla per 3 giorni in terra francese. L'aereo della corona britannica, un Airbus A321 decorato con i colori dell'Union Jack, è atterrato intorno alle 14 all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi. Il re d'Inghilterra è stato accolto agli Champs-Élysées dal presidente francese Emmanuel Macron, poi i due capi di Stato sono rimasti in raccoglimento davanti alla tomba con la fiamma del milite ignoto sotto l'arco di trionfo. Un omaggio di entrambi ai milioni di morti della Prima Guerra Mondiale. Poi Carlo III e la regina consorte Camilla hanno percorso gli Champs-Élysées a bordo di una Citroën decappottabile, seguiti da 136 cavalli della Guardia Repubblicana, mentre la folla salutava e applaudiva il loro passaggio. La Citroën presidenziale scortata ha raggiunto Palazzo dell'Eliseo, dove il presidente francese e il re d'Inghilterra hanno avuto un colloquio bilaterale. In serata è prevista l'attesa cena di gala nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles. Ancora una notizia, il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato lo slittamento dal 2030 al 2035 per l'introduzione dello stop alla vendita di auto con motore benzina e diesel. Con questo è tutto, vi lascio al meteo e alla Santa Messa. L'appuntamento con il TG2000 torna alle 20:30. Vi aspettiamo, buona serata.